Benvenuti nella mia cucina, finalmente oggi vi proporrò una nuova ricetta facile facile con pochissimi ingredienti, solo 5 ingredienti. Andremo a fare insieme una frolla senza burro e senza panna, molto leggera, fatta con olio. Adesso vediamo subito gli ingredienti che ci occorreranno: 2 uova, mezza bustina di lievito, 100 ml di olio di girasole, 100 g di zucchero e 300 g di farina. La riuscita di questa pasta frolla è semplice: quando non attaccherà più alle mani sarà pronta. Può essere che vi potrà occorrere di più di 300 g di farina, questo lo potrete vedere solo man mano che farete l'impasto. Quando non appiccicherà più alle mani sarà pronta. La differenza di questa pasta frolla a quella classica è che questa non ha bisogno di riposo e potete subito sbizzarrirvi per preparare crostate, biscotti, tutto quello che vi piace. Andiamo a vedere insieme come si fa. Per prima cosa vado a rompere 2 uova, così. Poi andiamo ad aggiungere lo zucchero. Lo vado a sbattere un po' sottile in questa maniera qua. Poi aggiungo l'olio. Io vado ad aggiungere un po' di vanillina facoltativo, poi aggiungo metà busta di lievito, la farina poca alla volta. E impasto. Andiamo a impastare mettendo tutta la farina. Finché non appiccicherà più alle mani. Adesso la metto sul piano da lavoro e la vado ad impastare. Aggiungo un po' di farina. Così. E man mano continuo finché non appiccica. Molto semplice da fare, vi garantisco che è veramente buona. E i biscotti vi durano anche più di una settimana se li mettete in un contenitore, rimangono sempre friabili. La cosa bella di questa pasta frolla, che comunque a differenza di quella classica, diciamo, è più buona, se vogliamo dirla così, comunque dipende dai gusti, perché c'è il burro che la rende molto molto friabile, però questa qui è molto più leggera, ha un gusto particolare ed è veramente buona 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 buona. Se in tal caso la volete fare, non so, oggi, consumarla fra 2-3 giorni, questa la potete tenere una settimana in frigo e si conserva abbastanza bene.
poi è molto elastica, sembra come se, non so se avete mai provato a giocare con il pongo, sembra proprio così il pongo dei bambini, perché è soffice, è facile da stendere, è veramente piacevole anche da lavorare, a differenza della frolla che comunque non sempre si compatta subito e poi si surriscalda se si lavora tanto con le mani, invece questa qui no. Allora, vedete che bel panetto mi è uscito, cioè vedete com'è bella, com'è soffice, proprio la sofficità, guardate, affonda il dito talmente che è soffice. Questa è già pronta, la lavoro un altro po' per renderla più liscia. Così. Ed è subito pronta per poterla stendere. Ecco qui come vi devo uscire. Io steso la mia pasta frolla, adesso gli vado a dare la forma che più mi piace. In questo caso userò questo aggeggino qua che serve per fare delle ciambelline, delle graffe, e userò questo per dare la forma dei miei biscotti, un po' particolari. Voi potete usare quello che più vi piace. Li prendo molto delicatamente. E li metto nella placca del forno. 180 gradi devono cuocere per all'incirca 5-7 minuti. Comunque dipende sempre dal vostro forno, questo ve lo dico sempre. Questi sono i miei biscotti appena sfornati. Io comunque adesso li andrò a farcire con la marmellata. Voi comunque potete farcirli come più vi piace. Per prima cosa ho preso le formine, quelle a forma di cuore, e ho creato prima un cuore e poi ho ricreato un altro cuore con il foro per far vedere la farcitura dentro. Li vado a spolverizzare con un po' di zucchero a velo in questo modo. Ne escono comunque tantissimi, va in base un po' alla grandezza che voi desiderate farli. Mettiamo di più. E procediamo a riempirli. In questa maniera qua. Sono veramente buonissimi. Vado a premere leggermente su. E procedo così con tutti. Questi sono i miei biscotti terminati. Vedete come sono belli? Belli e soprattutto buoni. Che dirvi allora, spero che la mia video ricetta vi sia piaciuta, soprattutto condividetela, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram su stellaincantevole81 o lo stesso nickname di YouTube, sulla mia pagina di Facebook come Truccati, potete trovarmi anche lì. E che dirvi, voi pensate che io li faccio e non li mangio? Ma vi sbagliate. Sono buonissimi. Provare per credere, se ti è piaciuta la mia ricetta condividila, metti mi piace e lasciami un commentino. Ciao, alla prossima video ricetta!